Ancora Pasqua su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un altro video dedicato alla Pasqua. Oggi faremo un fuoriporta veramente veramente grazioso, una ghirlandina pasquale fatta interamente, quasi del tutto, con elementi di riciclo e useremo la pasta di bicarbonato. Pasta di bicarbonato e tante altre cose semplici semplici per fare un fuoriporta veramente speciale. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre ghirlandine di Pasqua, dei fuoriporta deliziosi, fatti quasi con tutto materiale di recupero. Allora, innanzitutto ci servirà un quotidiano, una carta di giornale da quotidiano, un po' di carta igienica, la nostra attaccatutto, della colla a caldo, un pochino di pasta di bicarbonato. Ne servirà, guardate, così poca. Io uso la pasta di bicarbonato, ma va benissimo anche la pasta di mais, la pasta di riso, il DAS. Nel box informazioni vi metto il link alla mia playlist sulle paste modellabili. Oggi uso con voi la pasta di bicarbonato perché è molto bianca e senza colle e quindi adatta anche al lavoretto dei bambini. Un paio di forbici della carta crespa ho scelto, ero molto indecisa sui colori da fare con voi. Ho scelto alla fine il verde e il giallo e ci occorrerà una bella striscia di verde e una bella striscia di giallo. Vi faccio vedere come taglio io le strisce di carta crespa. Qui intanto cade roba. Quindi prendo la mia carta crespa e faccio un bel taglio così. E questa sarà quella che mi servirà per ogni ghirlandina. La stessa cosa la farò con il giallo, taglierò una striscia invece di 1 cm. Quindi alla fine avremo una strisciolina così. Ci occorrerà qualche uniposca che si accordi con i colori che abbiamo scelto. Io li ho presi tutti perché non sapevo appunto quale colore scegliere. Voi non dovete averli tutti. Potete usare anche i colori acrilici a pennello, con un pennello molto sottile. E poi userò con voi delle rafie e dei materiali, come vi dicevo, da recupero. Per esempio, qui ho un filo gommato, guardate, è gomma, e mischerò i due materiali, la rafia per la guarnizione e il filo gommato. La rafia ce l'ho bianca, verde, bianca che legherà quei soggettini in pasta di bicarbonato, verde col verde, e il giallo invece userò questo filo gommato per usare un altro elemento che dia anche spessori differenziati. Bene, basta perdersi in chiacchiere, cominciamo subito. Allora, come prima cosa creiamo i nostri soggettini in pasta di bicarbonato. C'è da dire molto velocemente che la pasta di bicarbonato non è adatta per tutti i tipi di lavori, ma è adatta soprattutto per dei lavori sottili e durante l'asciugatura la pasta di bicarbonato va molto molto attenzionata. Cosa significa? Io metto il mio oggetto ad asciugare, lo lascio 12 ore, dopo 12 ore lo piglio, lo giro e lui asciugherà altre 12 ore da questa parte. Quando lo vedrò totalmente asciutto da un lato e poi girandolo avrà i bordini più bianchi, cioè più asciutti dall'altra parte, io girerò definitivamente il mio oggettino e lo lascerò asciugare così. Ci vogliono circa 2 giorni e mezzo, 3 giorni per asciugarsi completamente la pasta di bicarbonato e non può essere asciugata vicino a fonti di calore perché se no spacca. La pasta di bicarbonato è una pasta che non avendo colle al proprio interno spacca molto molto facilmente, è tirata solo dall'amido. Quindi l'amido fa un tiraggio veloce a un certo punto dell'asciugatura e quindi il soggettino non deve né essere appiccicato al piano né deve avere sotto un piano che faccia ristagnare l'umidità tipo fogli di giornale, assolutamente no, deve essere un piano o in formica o in silicone o in marmo, comunque un piano che non deve assolutamente rimanere bagnato sotto.
prodotto. Quello che vi consiglio è spolverizzare il piano dove poggiate i soggettini con dell'amido o del bicarbonato o del borotalco, quindi lasciare i soggettini e avere semplicemente la cura di rigirarli ogni 12 ore fino alla loro completa asciugatura, e quando vedete che da una parte sono completamente asciutti e dall'altra il bordo è asciutto, potete lasciarli asciugare definitivamente in quella posizione. Io userò per modellarli delle formine pasquali che sono dei tagli a biscotti molto semplici, molto carine. Vengono anche con le formine ad espulsione tipo la farfallina o il cuoricino. Allora, quella che asciuga con maggiore difficoltà in tutte le paste modellabili è una formina come questa, perché non ha un centro regolare, quindi asciugherà prima qui, poi qui, quindi il tiraggio sarà differenziato. Quella che asciuga in maniera più omogenea sarà sicuramente un ovale. Allora, vi faccio vedere come faccio io. Appiattisco, coppo, tolgo l'eccesso e poi piano piano rimuovo, gli ridò bene la forma e metto ad asciugare con sotto il borotalco. Faccio asciugare 12 ore o quantomeno il tempo che ci vuole, certo l'estate ci vorrà meno, dopodiché la prendo e la rigiro. Quindi lascio asciugare anche da questa parte, voi vedrete che da una parte si alzerà, poi la girerete e si riappiattirà, quindi serve per facilitare il tiraggio, e alla fine quello che avremo, io ce l'ho già pronta, sarà una formina come questa. Guardate, è completamente liscia, voglio farvi vedere proprio la pasta di bicarbonato asciutta. Qui vedete le zigrinature del tagliere, l'ho messa ad asciugare su un tagliere in legno, quindi completamente liscia e molto molto tenace, e lo spessore che ho scelto è questo, ma le ho fatte anche un po' più alte. E la stessa cosa, vedete, ho fatto con le paperelle, ho fatto con le campanelle, ho fatto con le farfalline ad espulsione. Mi raccomando, quando usate gli stampi ad espulsione mettete un po' di borotalco, passatelo anche sui bordi delle formine, poi le lavate e li potete utilizzare comunque per i vostri biscotti, perché comunque è tutto materiale edibile quello che è contenuto qua dentro. E quindi fatevi le vostre formine con la pasta di bicarbonato, cliccando qui troverete la ricetta della pasta di bicarbonato. Fatte le nostre formine, mettiamole da parte quindi ad asciugare, io le ho già pronte ovviamente, e creiamo la nostra ghirlanda nel vero senso della parola. Prendiamo il nostro giornale e apriamolo in doppio davanti a noi, voi non vedrete tutto, insomma io lo aprirò proprio così e così, in tutta la sua estensione quando è aperto, con le due pagine, e prenderò 5 fogli interi. Questo lavoro è un lavoro molto divertente da fare con i bimbi. Dopodiché cosa farò? Prenderò queste pagine di giornale e le appallottolerò. Dopo aver fatto questo, riapriamolo nel verso in cui appunto si legge il giornale, con una pagina da una parte e una pagina dall'altra, quindi distendiamo bene tutto il giornale. E cominciamo, vi faccio vedere, e cominciamo a piegarlo su se stesso. 1, 2. A questo punto fate tenere dal bambino una parte e voi cominciate ad arrotolare il giornale. Fate una sorta di torsione di corda dal giornale che avete tra le mani, che avete arrotolato. Arrivati a questo punto, attorcigliate ad anello e date una forma appunto che desiderate abbia, a mo' di ghirlandina, e con lo scotch unite le estremità. Ok, tagliate lo scotch, assicuratelo ben bene, e prima di procedere a questo punto date una forma tondeggiante a quella che sarà appunto l'anima della vostra ghirlandina, con una parte più stretta sommitale e una parte più panciuta invece in basso, perché qui si incontrano le due code del giornale, quindi automaticamente viene più spessa. Prendiamo adesso della carta igienica e ne prendiamo un pochino, 5-6 giri, sporchiamo con un punto di colla da qualche parte e cominciamo
ad avvolgere tutto attorno la carta igienica. La carta igienica servirà semplicemente, potete usare anche i tovagliolini di carta, la carta igienica è più facile da passare perché avendo già la forma a nastro ovviamente è più facile da rotolare tutto attorno, così vedete? E così in trasparenza non si vedrà più il giornale, che è davvero antiestetico. Girato tutto, strappiamo l'eccesso e con la colla attacca tutto, attacchiamo il lembo, così, senza tenere molto a cura il punto in cui lo stiamo facendo, insomma. Perfetto, la nostra ghirlandina a questo punto si presenta così. Adesso prendiamo la nostra carta verde, quella che abbiamo tagliato in maniera più spessa. Srotoliamo la striscia, dividiamola più o meno a metà per una questione di comodità nell'avvolgimento. Potete anche tenerla intera. Io sinceramente, specie se lavorate con i bimbi, vi consiglio di tagliarla a metà. E partendo da un punto qualunque, quindi io in questo caso parto da su, comincio ad arrotolare la carta così attorno alla mia ghirlandina, quindi uno e giro, ok? Arrivati a chiudere tutta la ghirlandina, mettiamo anche qui un punto di colla e tagliamo l'eccesso. Arrivati a questo punto entra in gioco la colla a caldo. Prendiamo la nostra raffia e facciamo un cappietto e attacchiamolo sul retro di quella che è la parte alta della nostra ghirlandina. Useremo un punto di colla a caldo, stiamo attenti a non bruciarci, così, e lasciamo asciugare un attimo. Fatto questo, prendiamo un po' di raffia e cominciamo a girare tutto attorno così, per adornare la nostra ghirlandina. Arrivati al punto in cui prima abbiamo messo il cappietto, entriamo sotto al primo giro, facciamo un nodino e assicuriamo con un altro pochino di colla a caldo. Ok, nodino, colla a caldo. Perfetto, e così avrà anche il pippiolino da cui poter essere appesa, il gancetto da cui poter essere appesa. Bene, a questo punto prendiamo la strisciolina gialla che avevamo precedentemente creato, partendo qui, quindi o con un punto di colla a caldo, io in questo caso userò un punto di questa colla, partirò tra un filo di raffia e l'altro, così, guardate. E andrò ad insinuarmi tra un filo di raffia e l'altro. Arrivati qui, altro piccolo punto di colla, chiudiamo e tagliamo l'eccesso. A questo punto mettiamo da parte per un attimo la nostra ghirlandina. Prendiamo del filo bianco, del filo verde di raffia e anche il filo che desideriamo come terzo colore. In questo caso io userò il filo gommato, ma potete usare anche della raffia naturale, insomma quello che vi pare. Prendiamo i tre capi del filo, 1, 2, 3, e apriamo un po' le dita e facciamoli girare attorno alle nostre dita per 4-5 volte, 1, 2, quindi arrivati alla dimensione desiderata, basta chiudere così, tagliare l'eccesso, prendere un altro filino di raffia e legare stretto stretto al centro e tagliare l'eccesso. E aprire così il fiocchetto che metteremo poi solamente in un secondo momento sulla nostra ghirlandina. Adesso prendiamo i nostri soggettini. Prenderò i miei Uniposca. Coloriamo le paperelle.
con l'arancione coloro il becco col giallo, do forma all'ala e col nero un puntino per l'occhietto. E le nostre paperelle sono belle e pronte. Se volessi usare l'ovetto, potrei fare una decorazione, che ne so, magari farei tutto il giallo attorno. Sarebbe decorato così. Mentre, siccome io oggi con voi faccio la campanella la faccio gialla tutto attorno sicuramente. Nostra campanella, non so quanto sia fedele il colore, lo vedo molto scuro, il viola non è così scuro, mentre per quanto concerne il cuoricino, a rallegrare un po', e al centro creerei un po' di gioco. Su questo vi potete veramente sbizzarrire, divertitevi ornando le vostre campanelle e le vostre paperelle. A questo punto prendiamo la nostra ghirlandina e cominciamo a posizionare tutti i pezzi. Al centro mettiamo il nostro fiocchetto e voilà, e pressiamo bene. Io qui metterò al centro, proprio sotto il fiocco, la campanella, tac, e le paperelle di lato, e poi se vorrete potrete mettere o il cuore qui al centro. Io non credo di mettere il cuore, ma credo di mettere una bella farfallina che svolazza, quindi lato. Una farfallina in volo, voilà. Ora decidete voi se con, a me senza piace di più, ma senza cuoricino sicuramente. Ecco la nostra ghirlandina bella e pronta per essere esposta, e insieme a questa vi faccio vedere una serie di altre ghirlandine. Guardate, io qua ne ho un'altra, questa l'ho fatta con il filo da bucato, ecco, con le farfalline qui, il cuoricino al centro e tutto il filo da bucato che pende, e anche lei è molto molto carina. Insomma, ne vedrete tante una di seguito all'altro, scegliete quella che fa per voi. Certo, sono sicura che nessuno immaginerebbe che l'interno di questa cosa così deliziosa sia della carta da giornale, della carta igienica, ne sono veramente convinta. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo.
nostro fuoriporta? Io di questi veramente ne ho fatti centinaia quest'anno, perché sono stati i lavoretti pasquali dei miei bimbi a scuola. Mi sono sbizzarrita con tutte le forme e tutti i colori della fantasia dei bambini. Ci siamo divertiti ad accartocciare, a rotolare, stampigliare, insomma è stato un lavoretto veramente semplice per i bimbi, dove devono essere naturalmente sempre aiutati da un adulto, ma allo stesso tempo i bimbi hanno uno spazio in ogni singola fase di lavoro, quindi è un lavoretto che faranno tutto loro dall'inizio alla fine, certo aiutati da un adulto, ma comunque dove loro si identificheranno e soprattutto dove loro vedranno come un qualcosa di semplice, come della semplice carta di giornale, della semplice carta igienica, del bruttissimo scotch, possano poi con l'elaborazione e la lavorazione, tanto amore e tanta passione, diventare qualcosa di carino da dedicare ai propri genitori. Se lo volete fare voi da adulti, perché no? È un modo per rilassarsi in maniera carina e prepararsi alla Pasqua in maniera creativa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividete, riciclate questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre invece sulla mia di pagina Facebook, sul mio blog e sul mio Instagram. I link li trovate qui sotto nel box informazioni. Cercate Arte per Te su tutti i social. Io ci sarò ovunque voi mi cerchiate. Bene, non mi rimane che rimandarvi al prossimo video, che tratterà sicuramente di Pasqua. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Ci vediamo presto, ciao!